Buonasera a tutti, attendiamo la connessione di altre persone e facciamo una chiacchierata su questi temi. È da parecchio che non facevo una diretta sulla mia pagina Facebook. Mi sentite? Si sente bene l'audio? Mi fate un cenno? Buonasera Maria. Benissimo, volevo capire se si sentisse bene l'audio. Buonasera Nabil. Le cose da dire sarebbero tantissime, visto il momento comunque complicato, complesso che stiamo vivendo, insomma, ma in regione. Stiamo lavorando duro per cercare di dare risposte comunque alla gente che ci sottopone i vari problemi, i problemi che sono aumentati rispetto, diciamo, ovviamente agli anni scorsi. Un po' diciamo, la pandemia ha dato una stoccata pesante all'economia, al commercio, all'impresa, alla piccola e media impresa, ancora di più. E naturalmente mi arrivano tantissime richieste di aiuto, tantissime mail, messaggi da parte di chi sottopone anche dei quesiti, fa delle riflessioni in merito a delle proposte magari da mettere in campo per cercare di contrastare questa situazione. Naturalmente noi ci muoviamo nei ranghi della competenza che è strettamente connessa a quella regionale. Sul tema, per esempio, degli aumenti sconsiderati dei beni e dei servizi di prima necessità, come l'energia elettrica, il gas, l'acqua, ma anche beni di prima necessità alimentare, quindi i beni di primo consumo come il latte, il pane, la pasta, il grano, insomma, sta subendo degli aumenti considerevoli che, sommati, insomma, tutti questi aumenti stanno abbassando quello che è il potere d'acquisto delle famiglie che hanno sempre meno soldi in tasca da poter spendere. Quindi negli scorsi giorni ho avviato nella commissione regionale speciale che presiedo un focus ad hoc, ho avviato un percorso istituzionale proprio su questo argomento che io ritengo sia preminente, sia prioritario rispetto a tutte le altre situazioni, perché se diciamo i costi aumentano, abbiamo le famiglie che sono in difficoltà da un lato e dall'altro abbiamo le imprese, ripeto, le piccole e medie imprese ancora di più, che stentano a vendere i prodotti che producono sul mercato, quindi perdono di competitività perché ovviamente devono scaricare quei costi maggiori, diciamo poi sul consumo finale, quindi quei prodotti finiscono, c'è il rischio che finiscono invenduti e questo è un problema serio perché poi questa cosa genera a cascata un problema che poi si ripercuote sulla disoccupazione, quindi sull'occupabilità, sull'occupazione delle persone e sulle mancate opportunità anche per tutti coloro che non lavorano e che ovviamente sono alla ricerca di un'opportunità di reinserimento. Allora, come dicevo, come ho raccontato anche in questi giorni, ho avviato questo percorso istituzionale a cui hanno preso parte le associazioni, diciamo, dei consumatori, ma anche quelle delle imprese. Abbiamo fatto un tavolo, due tavoli ad hoc per dibattere proprio su questo tema e per raccogliere però anche delle proposte, degli input. Per ascoltare naturalmente le difficoltà, diciamo, rappresentate da queste associazioni e poi mettere mano a misure proposte regionali, ripeto, regionali legate alla competenza dell'ente, diciamo, di appartenenza locale, diciamo, regionale. Devo dire, sono arrivati numerosi contributi scritti, insomma, in merito a proposte e stiamo lavorando con i tecnici a sviluppare, a redigere una bozza di risoluzione che poi presenteremo
prossimamente nella commissione. Intanto il governo centrale ha stanziato alcune risorse per dare, diciamo, una risposta a questo problema. Potevano essere sicuramente molte di più rispetto a quelle stanziate, però è un inizio sicuramente che fa presagire che quantomeno si sta tenendo in considerazione questo problema. E quindi la Regione Campania dovrà accompagnare e mettere a disposizione, a mio avviso, altre risorse, altre misure per dare una risposta in primis alle famiglie più bisognose, a quelle che vivono un disagio economico e occupazionale, e poi alle piccole e medie imprese, come dicevo prima, che sono quelle che stanno risentendo ancora di più, diciamo, questo difficile momento. Quindi fondi che vanno, abbiamo inserito, diciamo, la richiesta di mettere in campo, per esempio, fondi per aiutare le imprese, le piccole e medie imprese, a riconvertire quelle che sono le fonti energetiche, fondi che vanno verso, diciamo, le famiglie con un ISEE basso, quindi con un indice economico familiare che non supera alcuni standard. Insomma, stiamo lavorando nel nostro piccolo, nei limiti della nostra competenza, a dare delle risposte. E ripeto, nessuno aveva avviato una riflessione del genere. Mi sono sentito, diciamo, in dovere di dare priorità a questa situazione, perché mi arrivano numerose segnalazioni e messaggi di gente che veramente fa difficoltà a mettere il piatto a tavola, o di aziende, di piccole e medie imprese che fino a ieri riuscivano ad essere, diciamo, importanti sul mercato, oggi rischiano, diciamo, c'è il rischio che queste possano veramente chiudere i battenti. Quindi noi non possiamo accettare un tale rischio e dobbiamo mettere in campo tutto quello che possiamo mettere in campo. Per quanto riguarda la seconda tematica che abbiamo affrontato e che ormai stiamo attenzionando da tantissimo tempo, riguarda la vertenza degli ex lavoratori della Montefibre, che saluto perché vedo tanti che ci stanno scrivendo mentre parlo. Insomma, ex Montefibre, lavoratori di Acerra, che praticamente sono un po' vittima di quella che è stato il fallimento della politica degli ultimi 20 anni per quanto riguarda le politiche di difesa del territorio, politiche industriali, politiche di sviluppo, che non ci sono mai state, non c'è mai stata una visione d'insieme che potesse fare della Campania una regione attrattiva, che possa, diciamo, attrarre investimenti per creare poi sviluppo, né tantomeno politiche di difesa del territorio, cioè di intervento verso quelle aziende in difficoltà per evitare la loro chiusura. Gli ex Montefibre sono dei lavoratori che percepiscono da tanti anni una mobilità in deroga, un ammortizzatore, e con loro stiamo lavorando su due binari. Da un lato abbiamo il problema del riconoscimento ai fini previdenziali dell'esposizione amianto, perché sono dei lavoratori che durante il loro lavoro negli anni scorsi sono venuti in contatto con sostanze, diciamo, di questo tipo. Quindi oggi è stato avviato un percorso di praticamente medico, di ASL, per certificare la positività proprio a fibre di amianto, e su circa 30 controlli il numero di persone risultate positive è abbastanza alto e preoccupante. Quindi stiamo spingendo a qualsiasi livello istituzionale, in primis per riconoscere a queste persone il loro diritto, diciamo, ad anticipare il pensionamento, proprio perché persone che durante il periodo lavorativo sono state esposte a questi prodotti tossici, riconosciuti come tossici e oggi vietati. Quindi stiamo spingendo in che modo? Io negli scorsi giorni ho depositato una mozione per impegnare la Giunta. Nell'ultimo Consiglio regionale c'è stato un dibattito ad hoc proprio su questo aspetto, e ho avuto modo di intervenire e puntualizzare
quale debba essere il ruolo della Regione Campania anche a livello romano, anche sui tavoli ministeriali, perché è vero che le competenze spesse volte sono del governo centrale, ma è pur vero che la Regione Campania deve avere l'autorevolezza, la determinazione a presentarsi su quei tavoli in una maniera, diciamo, forte per risolvere i problemi alla gente. E quindi è giusto che ci sia un elenco di criticità che possono essere risolte a livello ministeriale, a livello centrale, ma è giusto che la Regione Campania faccia la sua parte sui tavoli romani. Nello stesso momento però non ci siamo limitati a questo, anche perché io ho chiesto fine anno scorso un incontro regionale all'assessore Marchiello, che è l'assessore alle attività produttive, insieme a una delegazione di lavoratori stessi, i quali insieme a me si sono recati a Santa Lucia per spiegare tutta la complessità che riguarda la loro vertenza e anche questa richiesta di riconoscimento ai fini previdenziali perché esposti all'amianto. Abbiamo dato all'assessore tutta la documentazione che spiegasse e provasse, certificasse tutto, dove poggia tutta questa richiesta. E poi abbiamo parlato anche dell'altro tassello importante, che è quello di lavorare a delle politiche attive di reinserimento al lavoro di queste persone, quindi delle persone che non sono che nonostante magari il riconoscimento dell'esposizione amianto sono giovani a tal punto da non andare in pensione anche se si anticipassero i termini del pensionamento. Insieme a loro naturalmente ci sono tutti quegli altri ex lavoratori dei bacini di crisi aziendali della Campania che oggi percepiscono la mobilità in deroga, e quindi stiamo anche spingendo affinché praticamente la Regione Campania rimoduli, vada a riorganizzare la programmazione delle politiche attive del lavoro, perché diciamocelo, queste politiche attive del lavoro in questi anni hanno funzionato quasi niente, perché le politiche attive del lavoro devono essere finalizzate ad avviare un percorso che consenta al percettore di un ammortizzatore sociale di poter trovare la strada, l'opportunità poi per essere reinserito. In Campania le aree di crisi complesse riguardano tutta la regione, ci siamo interessati per esempio anche del polo dell'ex polo tessile di Benevento, di Airola, insomma è una questione che riguarda tanti lavoratori di tutte le province della regione Campania. Stiamo lavorando quindi per Montefibre su due livelli, per tutti questi ex lavoratori invece stiamo spingendo sul governo centrale innanzitutto a sbloccare quindi la proroga per una parte di loro a cui oggi è scaduta la mobilità in deroga. Nello stesso momento la legge che ha istituito la mobilità in deroga è una legge che andrebbe rimodulata. Quando era ex ministro Nunzia Catalfo, il nostro ex ministro Catalfo, eravamo in procinto, ed io ero facilitatore per le imprese, c'era un discorso aperto nazionale proprio nel mettere mano a questa legge, a riorganizzarla per eliminare alcune storture. Una di queste è che l'ammortizzatore che viene riconosciuto a questi lavoratori anno dopo anno tramite una proroga, praticamente dopo il secondo anno in poi subisce delle detrazioni, si applicano delle quote a detrazione. Per il primo anno si applicava il 10%, per il secondo anno il 30%, dal terzo anno in poi il 40%. E in un momento di pandemia come questo è assurdo che si possa dare a questa gente che è senza lavoro, non per colpa loro, una elemosina anche per quanto riguarda l'aiuto dell'ammortizzatore sociale. Quindi noi lo scorso anno, nel 2021, abbiamo spinto come Movimento 5 Stelle sul governo centrale per bloccare l'applicazione di quel 40%.
Quindi tutta la mobilità che era stata già erogata con l'applicazione di quel 40, dopo che è stata poi creata la legge che retroattivamente ha riconosciuto invece questo diritto da febbraio 2021 a dicembre 2021, a queste persone oggi è maturata anche il diritto quindi a vedersi rimborsare quel 10% di differenza. Una delle proposte quindi che stiamo spingendo oggi, oltre alla proroga della mobilità, per chi oggi, diciamo, a chi oggi è stata già, si è esaurita, abbiamo proprio, ecco, stiamo spingendo, sul fatto che venga pagato anche il rimborso dell'anno precedente. Dopodiché c'è una cosa, diciamo, un'altra stortura che va modificata, è quella di consentire a queste persone di poter cercare lavoro. Il paradosso oggi è che chi percepisce questo aiuto, qualora, diciamo, fosse chiamato anche al lavoro per pochi giorni, andrebbe a perdere il diritto alla mobilità in deroga. E questa è una cosa assurda perché non incentiva né tantomeno loro a trovare, diciamo, lavoro, né tantomeno ogni volta che si presenta un'opportunità, questa gente naturalmente ci pensa due volte prima di provare questo tipo di lavoro, perché sa che se poi messo a posto anche un giorno dalla ditta X o dalla ditta Y andrebbe a perdere la possibilità di rientrare nel bacino della mobilità in deroga. Quindi, poiché in altre regioni ha funzionato un po' diversamente, noi stiamo spingendo affinché si conceda a queste persone la possibilità anche di rientrare qualora dopo aver lavorato, si dovesse, diciamo, verificare, cose che non auspichiamo, però il fatto che, siano nuovamente licenziati e nuovamente si trovassero senza lavoro. Abbiamo creato una sorta di cabina di regia lo scorso anno in regione, io ho voluto che partecipassero tutti i livelli istituzionali del Movimento 5 Stelle per affrontare questo problema che riguarda centinaia di persone. Quindi la consigliera comunale Carmela Auriemma, che diciamo combatte insieme a me da tempo ad Acerra, ma anche altri parlamentari come per esempio Teresa Manzo, Giuseppe Bompane, insomma ho voluto coinvolgere un po' tutti i livelli istituzionali del Movimento 5 Stelle per portare avanti un'azione coordinata su più fronti. E proprio la Teresa Manzo lo scorso settembre aveva presentato alla Camera dei Deputati, in Commissione Lavoro una risoluzione che chiedesse alla Commissione Lavoro di discutere proprio del riconoscimento amianto per gli ex Montefibre. Purtroppo quella risoluzione, ferma da settembre, non si comprende per quale motivo. Diciamo tutte le parti, tutte le forze politiche, quando si apre un dibattito su queste persone, si dicono tutte disponibili a risolvere, però poi, quando poi il Movimento 5 Stelle porta un tema del genere sui tavoli che contano istituzionali, fanno melina e non diciamo spingono tutti nel calendarizzare quella discussione. Ed è per questo che ho coinvolto, diciamo, anche la senatrice ex ministro Nunzia Catalfo. L'altro giorno gli ho inviato tutta la documentazione per fare in modo che anche lei, con la sua autorevolezza da ex ministro, possa, diciamo, spingere per il riconoscimento di quello che è un diritto, perché le visite ASL stanno man mano facendo emergere, provando e certificando che queste persone sono state, diciamo, intossicate dalle fibre di amianto. E questo non lo dico io, ma lo dicono le carte, diciamo che man mano stanno arrivando. Quindi è una battaglia di dignità che ci consentirebbe anche di svuotare un bacino di persone che, ripeto, ad oggi vive solo ed esclusivamente con la mobilità in deroga. Nel frattempo di avviare, come auspichiamo, dei percorsi con la regione, con l'assessore preposto, di reinserimento, perché nell'ultimo incontro in presenza dei lavoratori abbiamo chiesto proprio questo. Io l'ho scritto diverse volte anche nei question time, dove abbiamo fatto
dei piccoli passi avanti. E lo voglio ricordare perché non è semplice, non è semplice perché su questi temi per troppi anni c'è stato troppo silenzio. La politica purtroppo ha sempre giocato senza risolvere e quindi per risolvere una vertenza così complessa bisogna andare a gradini, bisogna fare dei piccoli passi ogni volta avanti, spesse volte trovandoci anche l'ostruzionismo di qualche parte politica che vuole solo mettere il cappello sulle cose ma non le vuole risolvere poi alla fine. E ciò è accaduto un po' diciamo in passato e noi ci auguriamo insomma che a livello parlamentare, anche perché è stata coinvolta anche la stessa chiesa, il vescovo di Donna di Acerra che sta aiutando questi lavoratori, insomma una voce autorevole arrivata fino al ministro Orlando, quindi il ministro Orlando questa cosa la conosce benissimo, è in commissione lavoro, la senatrice Catalfo la porterà alla ribalta anche al Senato, interrogerà lo stesso ministro e spero veramente che ci sia una condivisione, una collaborazione per trovare diciamo una quadra. Ripeto, questo ci consentirebbe di diciamo sfoltire un bacino di ex lavoratori anche nell'ottica poi di agevolarci la vita per quanto riguarda i percorsi poi di reinserimento al lavoro. Vedo che mi scrivono anche dei lavoratori di Airola verso i quali, come ben sanno, ho depositato un'interrogazione anche per dare conto della loro problematica all'assessore al lavoro preposto. Purtroppo non ho ancora avuto risposte, ma quando parliamo di battaglie per il riconoscimento invece dell'ammortizzatore della mobilità in aereo, io parlo di tutti i lavoratori della Campania, quindi sono compresi anche gli amici diciamo di Airola, come quelli di Casoria, come quelli di Acerra. Insomma, ci sono tantissime aziende che purtroppo hanno chiuso o hanno delocalizzato. E quando è stata perimetrata in Regione Campania l'area di crisi complessa, è stato fatto proprio un lavoro certosino su base comunale per individuare i comuni che avevano maggiore diciamo criticità per quanto riguarda le chiusure e i problemi diciamo aziendali. E purtroppo diciamo la Campania, ripeto, ha pagato negli anni proprio l'assenza di una politica di sviluppo. I soldi sono ogni volta sono stati stanziati per lo sviluppo locale. Stavo raccontando prima per quanto riguarda proprio la mobilità in deroga, i piccoli passi avanti, e io sono soddisfatto di un piccolo risultato che abbiamo portato a casa lo scorso anno, quando con un question time raffiguravo all'assessore competente alle attività produttive e al lavoro il fatto che questi lavoratori devono avere una corsia preferenziale nelle politiche di sviluppo locale, ed è stato fatto questo in minima parte perché la Regione Campania con una delibera diciamo ha disposto che nei contratti di sviluppo locali, quindi che prevedono la compartecipazione di fondi pubblici regionali diretti o indiretti gestiti dalla Regione Campania per i nuovi insediamenti imprenditoriali sul territorio, si tenga conto e si riconoscano maggiori punteggi a quegli imprenditori, a quelle realtà produttive che palesano la disponibilità ad assumere da questi bacini di ex lavoratori, quindi avranno maggiori possibilità di poter poi accedere a fondi regionali se danno disponibilità insomma di poter assumere, impiegare, assorbire queste persone. Questa è una piccola vittoria, veramente una piccolissima vittoria che però è fondamentale anche per chiedere conto ogni volta alla regione dinanzi all'insediamento di attività che portano lavoro, del perché magari non si tenga conto di queste persone che ormai da anni vivono diciamo questo dramma e che diciamo pesano diciamo sullo Stato, perché ovviamente un ammortizzatore sociale ha un costo per lo Stato, quindi perché non utilizzare questi soldi in politiche attive del lavoro invece che consentano un reinserimento, visto che i soldi si spendono, visto che i soldi si stanziano, facciamo in modo che questi soldi vadano a finire nella direzione di politiche di formazione collegate però
in azienda a un inserimento diretto di queste persone poi, diciamo, all'interno di questi circuiti lavorativi. Capisco che non tutte le situazioni siano uguali, anche anagraficamente, c'è chi è in prossimità naturalmente della pensione e quindi in quel caso vanno messe in campo delle politiche di accompagnamento al pensionamento, come quello che stiamo cercando di fare con Montefibre, quindi anticipare la pensione. E poi però per i più giovani o comunque per coloro che hanno un'età anagrafica, voglio dire, che non gli consente diciamo di andare in pensione, ovviamente per loro servono politiche attive del lavoro, politiche di reinserimento nel mondo del lavoro. PNRR, sbandieriamo queste risorse che devono arrivare sul territorio, e beh, allora mettiamo mano a queste risorse anche su base comunale, coinvolgiamo tutti gli enti locali, perché nelle politiche di integrazione sociale, e quindi io ci metto anche l'occupazione, quindi integrazione diciamo lavorativa, quindi di reinserimento lavorativo, perché quando una persona ha perso il lavoro e non lavora e va avanti con gli ammortizzatori, ha un disagio anche sociale inevitabile. Quindi quando parliamo di integrazione sociale parliamo anche di dignità umana e quindi soprattutto di lavoro. Quindi questa è un po', diciamo, una chiacchierata, una panoramica su dei temi prioritari che stiamo portando avanti da giorni, da mesi, insomma, insieme ai lavoratori, con tutte le difficoltà del caso. Perché, come sapete, non è mai semplice, non è mai semplice, specialmente in questo momento storico, dove veramente i problemi si stanno accavallando. Io, come sempre, vi ringrazio perché siete sempre in tanti a seguirmi, vi invito sempre, diciamo, a diffondere queste dirette anche a coloro che sono interessati da questi argomenti, perché vivono questi drammi, perché vivono questi disagi. Io cerco semplicemente di portare la vostra voce lì dentro, trasformando le vostre istanze, le vostre preoccupazioni in atti istituzionali che devono smuovere dei percorsi. E questo è il compito che deve fare la politica: da un lato ascoltare, dall'altra però poi presentare, diciamo, dei provvedimenti che vanno in questa direzione, delle leggi o comunque degli atti ispettivi, delle interrogazioni, delle mozioni che vanno in questa direzione. Seguitemi, diciamo, per coloro che non seguono la mia pagina, basta cliccare il like, insomma, condividete, diciamo, se ritenete che quello che, diciamo, che abbiamo trattato questa sera sia di interesse, insomma, sociale, ma anche sotto il profilo anche di chi vive, diciamo, questi drammi, insomma, renderlo quantomeno edotto che si sta facendo un lavoro difficile, ma si sta facendo un lavoro con tanta fatica in questa direzione. Un abbraccio a tutti voi e buon proseguimento di serata.